Ecco. Perfetto, ci siamo. Ok, siamo online di nuovo, siamo in diretta streaming. Benvenuti a questa sesta conversazione, questo appuntamento ormai settimanale, questi appuntamenti settimanali dedicati appunto agli approfondimenti per quanto riguarda insomma, il nostro canale, la nostra emittente radiofonica. Ed oggi siamo con Emma Ciccarelli, vicepresidente nazionale del Forum delle Associazioni Familiari. Buonasera a tutti. Ciao Emma, benvenuta e grazie per aver accettato questo invito. E, allora, con te ovviamente un focus dedicato alla famiglia, la famiglia che diciamo è una delle colonne portanti della nostra società, ma soprattutto che ha sofferto tantissimo in questo periodo. Lo ricordiamo, siamo entrati in questa fase 2, ma la fase 1 è stata molto lunga e, come dire, ci siamo tutti riscoperti, non solo genitori, ma anche docenti, insomma, abbiamo dovuto ricoprire dei ruoli che non erano nostri. Come ha risposto un po' il forum delle associazioni familiari per dare un aiuto, insomma, alle famiglie in questo periodo? Ma le famiglie in questa fase, nella fase 1, sono state a dir poco ammirevoli, nel senso che hanno incassato il colpo e hanno chiuso le porte delle case e veramente si sono inventate e create qualsiasi situazione per cercare di rendere più armonico possibile, soprattutto per la vita in famiglia e quella per i loro figli. C'è stato un grosso senso di responsabilità. Il timore era che questo sconvolgimento improvviso della vita rischiasse di destabilizzare molto le persone. In realtà c'è stato un forte senso di responsabilità, a parte alcune cose marginali, però ha risposto bene. La paura ha scatenato un senso di maturità. E certo non è stato facile perché dalla sera alla mattina ci siamo ritrovati a un lavoro trasferito a casa per chi poteva lavorare smart working, figli che non si potevano lasciare più a nessuno e che andavano comunque accuditi e gestite e organizzate le loro giornate. E quindi un sistema che ha sconvolto un po' la vita di tutti quanti, a parte diciamo l'entusiasmo iniziale di voler recuperare anche delle dimensioni che ci siamo accorti avevamo trascurato, perché veramente la risposta iniziale è stata che bello mi riapproprio dei tempi della mia famiglia. Però non abbiamo visto che insieme a quello dovevamo mantenere il lavoro, dovevamo mantenere certe responsabilità anche esterne, quindi questo ci ha fiaccato un pochettino. 60 giorni sono stati pesanti, ce l'abbiamo fatto, non senza crisi, perché comunque tensioni, genitori che chiedevano aiuto per la gestione dei figli, soprattutto per i bambini che erano in età scolare e che comunque abituati ad uscire, che avevano bisogno anche di un confronto, della relazione con i propri pari e dover giustificare non è stato facile. Però in questo noi il forum ha risposto cercando di riempire certi vuoti, soprattutto vuoti di senso e risposte. Abbiamo proposto fin dall'inizio di questa situazione di lockdown delle dirette Facebook, come le stiamo facendo adesso, in cui abbiamo cercato di coinvolgere attori del mondo politico, del mondo della cultura, del mondo dell'arte, del mondo sportivo, per avere dei confronti sia sulla situazione che stavano vivendo, ma anche delle risposte, no? Anche psicologi, anche persone che potevano aiutare le famiglie a trovare delle risposte in una situazione che sembrava senza via d'uscita e senza senso. E diciamo in questo ha trovato un grosso apprezzamento, un grosso consenso. Gli ascolti sono stati molto alti fin dall'inizio e siamo riusciti a riempire anche un vuoto culturale che si era creato, perché il lockdown era come se all'improvviso avesse mandato in tilt tutta la programmazione, tutte le proposte, perché c'era stato un momento di sbandamento per tutti. Abbiamo tenuto duro, abbiamo tenuto testa e credo che questo sia stato ripagato, insomma.
Sicuramente la tecnologia ci sta aiutando, ci è venuta in aiuto e tu hai accennato allo smart working, però ecco, lo smart working che è ben definito no, nei suoi canoni, non è stato proprio smart working fino in fondo. Io penso che molti genitori si sono semplicemente trovati a spostare il lavoro a casa. Ecco, anche su questo, tu che cosa ne pensi? È una formula poi anche da poter portare avanti oppure no? Allora, diciamo che io da sempre sto spingendo per lo smart working come una forma di lavoro che agevola molto la conciliazione famiglia-lavoro per le donne, ma non solo, ma anche per gli uomini. E essere trasformare dalla sera alla mattina in smart working un lavoro che fino al giorno prima non poteva essere delocalizzato, se da una parte ha aperto uno spiraglio e ha dimostrato al mondo che è possibile, perché nelle trattative che c'erano state fino al giorno prima del lockdown sembrava che lo smart working da tutti auspicato avesse sempre mille ostacoli. L'emergenza ci ha fatto capire che invece certi ostacoli si possono abbattere. Non è stato un'ambientazione ideale perché ci è stato chiesto di fare smart working senza avere parallelamente soluzioni per l'allocazione dei figli, per la gestione dei figli, e questo devo dire che alla lunga sfianca molto le famiglie, soprattutto le mamme, perché confrontandomi in queste settimane, soprattutto con tante famiglie, chi viene più a essere indebolito sono le mamme, perché il bambino, il primo riferimento è la mamma, 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 e poi se in seconda battuta arriva il papà. Ma non perché c'è una preferenza, ma perché proprio la madre ha questo ruolo di nutrice, di servizio di cura, che è più accentuato rispetto all'uomo, senza fare assolutamente nessuna discriminazione. Quindi sono le donne che sono rimaste un po' più fiaccate. Da una parte auspichiamo che queste soluzioni lavorative diventino realtà, diventino strutturale, certo non in una situazione in cui di emergenza, e che quindi ci sia una ricalibratura dei contratti di lavoro e una rivisitazione, perché tantissime cose possono veramente essere delocalizzate e fatte con il lavoro agile. Quello che infatti manca alle donne soprattutto è questa flessibilità lavorativa, no? Che ci consente di essere in una stessa giornata e di svolgere il nostro ruolo di madri, il nostro ruolo di padrone di casa, di mogli e di gestire la nostra professione. I dati statistici ci dicono che, malgrado la donna abbia dei livelli di preparazione superiore e anche livelli di scolastici e rendimenti più alti, poi non riesce dal punto di vista lavorativa ad eguagliare, a parificare né lo stipendio né la carriera. E questi sono dati di fatto, non è che sono valutazioni così, insomma. E oggi noi ci troviamo c'era un report della Fondazione Studi sui Consulenti del Lavoro che stanno in questo momento per il prossimo futuro, per la fase 2, hanno messo in allarme il paese dicendo che c'è un'emergenza, un rischio che 3 milioni di mamme rischiano di entrare al lavoro nei prossimi mesi, malgrado lo smart working, perché questa perdurante situazione di non gestione e soluzione per i bambini, dei tempi dei bambini, dei tempi della scuola, sicuramente costringerà molte donne a mettersi di fronte a un bivio, a dover fare una scelta che non vogliono fare, giustamente. Quindi auspichiamo anche che invece ci sia un'evoluzione. Tu hai parlato giustamente anche del fatto che questa emergenza ha posto, no, di fronte a noi proprio la realtà che lo smart working, magari tanto di cui si è sempre parlato negli anni scorsi, possa diventare invece una chiave, no, per continuare a lavorare. Quindi diciamo, unire la famiglia, la vita della famiglia e il lavoro insieme. Sicuramente questa pandemia, secondo me, Emma, ci ha un po' ridisegnato, no? C'è un problema di linea. Sì, la pandemia, nel frattempo che arrivi e ritorni Francesca, magari continuo io. Questa pandemia ci ha costretto a ripensare un po' il senso di tutte le cose che facciamo. Ci ha costretto, ecco, stavo riprendendo
Purtroppo vedi la tecnologia, questo è il bello della diretta, non ci aiuta spesso. Comunque, la mia domanda era questa sostanzialmente, no? Dei ruoli e di tutto quello che sta cambiando poi fondamentalmente, no? Sì, diciamo che questo periodo è stata una grossa opportunità per ridare senso a tutto quello che facciamo. Noi è stato divertente vedere tante famiglie che si sono dedicate alla cucina, al canto, a degli hobby che non potevano più fare perché comunque il tempo del lavoro, il tempo della città non te lo permetteva. E quindi c'è stato un recupero di una dimensione di vita più umana, più bella, perché tantissimi hanno detto ho riscoperto il rapporto con i miei figli, ho riscoperto il rapporto con mia moglie, ho riscoperto la bellezza di stare a casa a giocare la sera con i miei figli. E questo è qualcosa che stavamo perdendo. E credo che questo adesso ci faccia ripensare al futuro in un modo diverso. Bene o male è stato un tempo di maturazione, un tempo di crescita. Siamo stati costretti a crescere tutti, anche i nostri figli hanno fatto un salto in questo senso. E queste, anche se nella sofferenza, queste situazioni portano anche degli effetti benefici. Allora, guardiamo invece questa fase 2 che è partita il 4 maggio, il 3, domenica 3 maggio, voi avete lanciato come forum una flash mob per dire grazie appunto alle famiglie italiane che hanno resistito per 55 giorni e invece adesso questa fase 2, che scenari si aprono e soprattutto quali sono, perché so che il presidente Gigi De Palma, il presidente del Forum delle Associazioni, ha scritto al Premier Conte, ha chiesto un aiuto concreto proprio alle famiglie. Ecco, a che punto siamo e se c'è stata una risposta da parte del governo? Allora, noi il 3 maggio abbiamo voluto farci un applauso perché abbiamo ritenuto che dopo i medici e gli infermieri, se dobbiamo dire un grazie al paese, dobbiamo dirlo alle famiglie, perché comunque sono quelle che hanno retto queste situazioni, hanno retto, la gestione, di tutto, del lavoro, dei figli e quant'altro, del paese. E detto questo, abbiamo fatto notare che comunque c'è una situazione di grossa precarietà e sofferenza, e soprattutto si prospetta un futuro non roseo dal punto di vista lavorativo. E le soluzioni che si stavano pensando, comunque quelle che si stanno cercando di mettere in campo, sono comunque delle soluzioni, tampone che non affrontano realmente i problemi. È stato messo al centro sì il problema dell'industria e del lavoro, che è importantissimo, ma le risposte, a nostro avviso, forse sono parziali, perché non è stato considerato, per esempio, uno degli elementi importanti del nostro paese, che è tutta la fascia dei minori, dei figli, della gioventù. Sono rimasti in questa manovra che sta preparando il governo, ancora, non hanno visibilità, non ci sono risposte per loro. E questa cosa a noi preoccupa, perché come riprendere il lavoro? Quando i figli non hanno ancora risposte su come sarà la scuola, che cosa faranno quest'estate, a chi potremo affidarli, come riandare al lavoro perché non sai a chi lasciare i tuoi figli e i nonni non li puoi mettere in gioco perché i nonni sono in questo momento la fascia più vulnerabile del paese, per cui devi proteggere i nonni, non hai nessuno che ti possa aiutare, non riesci a fare neanche una selezione del personale perché ecco, questo bonus babysitter potrebbe essere una buona soluzione. Se non che bisogna anche fare delle valutazioni e i tempi tecnici per fare delle valutazioni e vagliare una persona sulle capacità di gestire i propri figli non è che si fa dalla sera alla mattina perché non è che gli lasci un apparecchio di casa da riparare, ma lasci un bene prezioso sui quali hai bisogno di molte rassicurazioni. Quindi dico che è una risposta abbastanza sbrigativa per liquidare un problema che richiede altri tipi di risposte. Secondo voi, sono stati dati, la cosa che non ci va giù è che
Ci sono nei confronti della famiglia ancora degli interventi di tipo assistenziale. Vengono date dei contributi, penso all'assegno per l'INPS per le partite IVA, che non tengono conto assolutamente dei carichi familiari. Cioè, viene dato un assegno di 600 euro a prescindere a chiunque abbia partita IVA, senza sapere se quello è un singolo o, per esempio, mantiene una famiglia con due bambini, una moglie e quant'altro. Capisci anche tu che una cosa è dare 600 euro ad un single per gestire e andare avanti un mese, una cosa è darla a una famiglia con quattro persone, è veramente ridicolo. E a noi ha dato veramente, ci ha fatto arrabbiare questa cosa, perché è come se ci fossero degli invisibili. E in realtà, chi decide di mettere al mondo un figlio fa un servizio anche per il paese. Non dimentichiamo che noi siamo uno dei paesi al mondo più in basso nella graduatoria mondiale per la crescita zero. Significa che in Italia si fa fatica a mettere al mondo dei figli, a mandare a farli crescere, perché c'è un costo effettivo che non viene riconosciuto, cosa che negli altri paesi questo non succede. E allora quella domanda che facciamo è: come mai in Italia c'è questa resistenza che perdura a fronte di dati statistici che sono drammatici? E come mai in Italia le donne non vedono riconosciuto tutto il lavoro di cura, che è un grande risparmio per il PIL nazionale? Il lavoro di cura che noi facciamo nelle nostre case per gli anziani, per i figli, ci siamo inventati maestri anche in questo periodo, abbiamo dovuto studiare insieme ai nostri figli, perché comunque nelle prime settimane la scuola non faceva fatica, arrancava a far ripartire la didattica a distanza. Come mai tutto questo non viene riconosciuto? Come mai il servizio prezioso che svolge la famiglia rimane sempre ai margini? E su questo, ecco, il 3 maggio ci siamo dati fatti un applauso, perché era doveroso, e devo dire che tanta gente si è affacciata dai balconi e è stata contenta, perché serviva anche per darci una carica. C'era un momento in cui, dopo 50 giorni, senti un attimo di fiacca, no? Senti che non ce la puoi fare, perché il cammino davanti si prospetta lungo. Per quanto siano migliorati i risultati, il Ministero della Salute quindi comincia a dare segnali buoni, insomma, il tamponamento di questa epidemia, però sappiamo che non è stata ancora sconfitta. Quindi, come convivere, come andare avanti? Siamo molto preoccupati. Siamo molto preoccupati a partire, ecco, dalle prossime settimane, perché anche il rientro, la riapertura di tutte le attività economiche ci mette di fronte a delle difficoltà troppo grandi. E proprio su questo voi avete anche promosso, insomma, chiesto l'assegno, un assegno per ogni figlio, giusto? Sì, la soluzione che portava al forum, che porta ancora al forum, perché ci crediamo fermamente, è che è una soluzione di giustizia sociale. Dare ad ogni famiglia da 0 a 18 anni un assegno mensile per ogni figlio, un assegno che sia universale perché vuole riconoscere il valore del figlio per il paese, un assegno che permetta quindi ai genitori di vivere più serenamente e anche la situazione economica, e che non sia legato a vincoli particolari. Noi si fa molto ricorso, si pensa che gli assegni familiari siano stati la soluzione, ma forse nel passato, ora non lo sono più, perché la maggior parte dei lavoratori, dei quarantenni nel nostro paese, non hanno contratti a tempo indeterminato. Vivono di contratti di breve scadenza e non hanno nessun tipo di assicurazione. Abbiamo fatto presente questo al governo, al presidente Conte. Bisogna dare delle risposte che diano uguaglianza, permettano a tutti di avere le stesse possibilità e di vivere con serenità la gestione della famiglia, perché spesso e volentieri le tensioni familiari nascono anche da difficoltà economiche e da preoccupazioni a cui non si riesce a vedere soluzione. Quindi l'assegno unico continuiamo a sostenerlo, lo sostenevamo prima che uscisse fuori la pandemia, perché era una soluzione, una risposta importante per il paese, ma lo sosteniamo ancora di più adesso, perché
Riteniamo che le elargizioni e la liquidità che sta immettendo il nostro paese nelle tasche degli italiani per poter far ripartire tutto, comunque non sia bilanciata, ha bisogno di aggiustamenti e deve tener conto dei carichi familiari di cui ogni lavoratore ha ogni lavoratore, insomma. Senti Emma, tu ieri è stata la festa della mamma e tu qualche giorno fa hai rilasciato un'intervista alla collega di Radio Vaticana in cui parlavi delle mamme che sono un po' le eroine del nuovo millennio. Tu sei mamma di 4 figli, quindi possiamo definirti un po' una Wonder Woman. Beh, sì, oggi fare un figlio veramente... io quando faccio gli incontri con le famiglie dico che non c'è bisogno di andarci a cercare gli sport estremi, no? Fai un figlio e impari a diventare un prestigiatore, a fare un salto tripromostale per portare avanti tutte le responsabilità. Sì, siamo eroine perché comunque quando metti al mondo un figlio lo fai perché vuoi realizzare un sogno, no? Hai un desiderio, però poi quando questo desiderio è talmente forte, ti cambia la vita e ti accorgi che invece intorno a te questo che per te è bellezza è un problema. Quando sei mamma, quando vai a un colloquio di lavoro ti dicono quanti figli ha, che età hanno, oppure un costo di un servizio. Cioè ti accorgi che il figlio è percepito come un ostacolo alla realizzazione della persona. Io credo come donna questa è una grande menzogna, perché chi ha avuto la bellezza di avere un figlio, chi è diventata mamma, sa che la ricchezza che ti può portare un figlio nella vita, anche la fatica, anche le sofferenze, però come ti cambia la vita e come ti fa dare uno sguardo sulla vita completamente diversa da quando non sei genitore. E ci rende più maturi, ci rende comunque anche più docili. Certe rigidità ce le ammorbidisce, perché il figlio ti cambia, non c'è proprio niente da fare. Un figlio ti cambia, pian piano nel tempo ammorbidisce le nostre spigolosità, le nostre durezze. E questa è un'esperienza che però solo in questa relazione si può fare. Come cambia anche, io lo dico sempre, ma ci sono anche studi, cambia la donna anche nella sua professione. Tant'è vero che si acquisiscono con la maternità delle soft skill, che sono un valore aggiunto nella produttività di un professionista. Questo è stato già ormai accertato da ricerche e da studi scientifici. Ci sono delle percezioni e delle sensibilità che vengono sviluppate solo in questo lavoro di donazione continua, no? Della mamma col suo bambino, e in questo dover fare contemporaneamente essere attento su mille fronti, cioè una sensibilità che viene sviluppata, delle attitudini che sono meglio di mille corsi di formazione in certi casi, però queste competenze vengono sottovalutate. Oggi la donna può essere veramente una grande leader sul piano lavorativo e dare delle grandi, altissime prestazioni, e con tempi e modalità diverse dall'uomo, mentre invece la fatica che si è fatto in questi anni è pretendere dalle donne le stesse tipologie di prestazioni di quelle degli uomini. Io credo che sia invece nell'esaltare la differenza tra uomo e donna che noi riusciamo a far rendere di più e meglio sia l'uomo che la donna nel campo lavorativo. Quindi è un tema che è molto caldo e che penso nei prossimi mesi comunque ritornerà alla carica questo. Ecco, c'era chi sosteneva che la maternità è come un master, quindi mi sembra di capire che tu sei d'accordo su questa affermazione. Sì, sì. Ecco, e a proposito di maternità, un altro dei temi che voi come forum portate avanti da tanto tempo è quello dell'inverno demografico, perché tu ne hai già parlato prima, l'hai già toccato questo punto. L'Italia è uno dei paesi che, insomma, con una minore natalità in Europa. Ecco,
quale potrebbe essere, secondo te? Capisco che sia difficile sintetizzare una formula, soprattutto oggi e adesso, in questi pochi minuti, ma quale potrebbe essere, secondo te, una formula per aiutare a una maggiore, diciamo, per far ripartire questa natalità nel nostro paese? Beh, una formula per far ripartire la natalità non... quello che sto chiedendo da tanto tempo, anche attraverso la voce del forum, è che uno degli aspetti che sono sanciti nella nostra Costituzione ma non sono stati perseguiti, cioè riconoscere il valore sociale della maternità. Come ho detto, la maternità è anche ha una dimensione pubblica che deve essere ribadita e riconosciuta in tutti gli ambiti della vita della donna. E se questo non viene fatto, e noi ne paghiamo ancora le conseguenze. Io ti posso dire che lavorando anche con i giovani, ma anche una ricerca dell'Istituto Doniolo lo conferma, i giovani non hanno smesso di desiderare la generatività, di essere genitori, ce l'hanno nel cuore ed è un desiderio che fa parte di loro. Questa ricerca ci ha detto che in realtà i giovani, se quando li intervisti, loro vorrebbero più di 2 figli, 2 o 3 figli, il loro desiderio, il loro progetto di vita. E intervistati dopo qualche anno scopri che ne hanno fatto forse al massimo uno e sui motivi per cui c'è stata una bassa fertilità è dovuta principalmente al fatto che la precarietà della vita non consente di realizzare appieno i propri sogni. Noi abbiamo fatto l'anno scorso a Roma un'indagine, un sondaggio su 1.000 mamme, essere mamme a Roma. Ci ha stupito il fatto che quasi tutte nei loro desideri di gioventù auspicavano 3-4 figli e effettivamente ne avevano uno se non due, non di più. E i motivi sono stati proprio tutti gli ostacoli che hanno trovato nella loro vita, a partire dal lavoro, a partire da un reddito, a partire dalla casa, che comunque mantenere una casa, soprattutto a Roma, un affitto o quant'altro è un peso importante e non hai possibilità di avere degli sgravi fiscali proprio per queste responsabilità che ti prendi. E allora va rivista questa cultura del dono, questa cultura del figlio e il valore della maternità. Credo che vada ribadita ad alta voce. La maternità non è il prezzo, finora è stato per le donne il prezzo che dovevamo pagare per poter fare carriera. Ma io credo che questo è stato un approccio, una deviazione della rivoluzione della donna, dei cambiamenti del movimento femminile. Perché chiedere alla donna di rinunciare a queste 2 dimensioni, che sono 2 dimensioni importanti dell'identità femminile, significa amputare la donna di qualcosa. Oggi lo abbiamo capito. Oggi abbiamo capito che noi donne dobbiamo essere messe nelle condizioni di poter scegliere. Non o, e. La nostra identità si esplica e si accresce se siamo messe in questa condizione di poter scegliere e di poter vivere entrambe le dimensioni. Io ti dirò di più, come mamma di 4 figli, credo che le mie capacità professionali, ma anche la mia grinta, sia proporzionale al numero dei figli, nel senso che poi diventi, dice il nostro presidente, con gli occhi della tigre, no? Guardi il mondo con uno sguardo diverso, ma sei pronta a difendere coi denti veramente le cose che hai conquistato. E è delle motivazioni più forti perché hai dato un senso a quella che è la tua vita, hai dato delle risposte belle e importanti, e con quello sei capace di tirar fuori i denti e di difendere a denti stretti quello che hai conquistato. E anche nel mondo del lavoro. Ecco, questo gioco di ruoli di cui parli, tra l'altro, ormai siamo in chiusura, Emma, però ricordo sempre ai nostri radioascoltatori e telespettatori in questo caso di mandarci le loro anche domande. Ecco, c'è Marina Tagnese che per esempio ci scrive: ho visto madri terribili, madri manager terribili, parlando di Sì. possibilità di avanzare nella carriera e di rimanere madre. Sei d'accordo? Ma io ho visto più manager terribili non madri. Che ci siano quelle eccezioni, non si può veramente fare tutto un erba un fascio, però ci può essere, ma magari stavano vivendo grossi problemi anche a livello familiare. In genere, se una donna è serena, appagata, non credo.
che sappia essere così terribile, perché la maternità, come ho detto, da una parte ti addolcisce, ma dall'altra ti tira fuori una grinta incredibile, che non è l'essere terribile, ma è determinazione. Ora, poi bisogna vedere i casi specifici, insomma. Certo, però insomma, sostanzialmente credo che Marina voglia dire di rimanere donna appieno e manager, non per forza diventare un uomo, giusto? Sì, noi non ne abbiamo bisogno. L'errore che è stato fatto è stato quello di scimmiottare atteggiamenti maschili sul mondo del lavoro per farci notare. Io continuo a dirlo, non abbiamo bisogno di questo, noi siamo quello che siamo e la nostra forza si afferma da sola. E quando ci si mette a scimmottare altri modelli siamo sempre falsi e non veniamo graditi, insomma. Cerchiamo di essere noi stesse e magari siamo più l'autenticità premia. Ecco, abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione, Emma, grazie mille perché gli argomenti trattati sono molto interessanti e bisognerebbe fare tante altre conversazioni in merito, ma invito tutti insomma a rivedersi questa intervista di oggi, ma anche a seguire il tuo lavoro, il lavoro insomma del forum, delle associazioni nazionali e magari appunto mettersi in contatto con te se qualcuno lo desidera proprio per continuare anche a approfondire questi temi. Per ora vi ringrazio e poi vi do appuntamento sempre questa settimana e parleremo ancora di tempo libero. Grazie a tutti. Grazie a voi, grazie Francesca, un saluto a tutti.